Viaggio mondiale in bicicletta lungo le strade più belle della Toscana. Lunghi rettilinei, curve insediose, salite e pendenze. Ci siamo, mancano davvero pochi giorni all'evento sportivo che farà puntare i riflettori di ogni parte del globo su Lucca, Montecatini, Pistoia, Fiesole e ovviamente il capoluogo, Firenze. Sono le città dei mondiali di ciclismo che prenderanno il via il prossimo 22 settembre. e Mentre si contano le ore dall'inizio delle gare, gli amministratori locali hanno fatto il punto sull'organizzazione e sul rifacimento del manto stradale nelle zone interiore. Interessate dalle tappe mondiali. Siamo partiti da Lucca, la città delle mura, che proprio nell'anno dei mondiali compiono 500 anni. Qui abbiamo incontrato il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente della provincia Stefano Baccelli, insieme all'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Insieme hanno fatto un sopralluogo ai cantieri ultimati. Questa è un'occasione di, di grande rilievo, per cui è da tempo che eh, la logistica eh, viene preparata. Tra l'altro partirà il Mondiale qui eh, da questa parte delle mura, eh, vicino al Caffè delle Mura, quindi se, se ci sarà un trasferimento fino alla, alla via che, mh, cosiddetta Pesciatina, la via, il Viale Castracani, poi da lì ci sarà la partenza vera e propria del Mondiale. Quindi tutto, ripeto, è stato da tempo immaginato e pensato e io mi auguro che la città sia più accogliente possibile, sia in linea con la sua tradizione, eh, dia il meglio di sé per tutti coloro che vorranno essere a Lucca per vedere la partenza del Mondiale. Io credo che sia importante perché non sono state solo asfaltature ma la realizzazione di una pista ciclabile. Un piccolo impianto sportivo, insomma interventi strutturali che rimarranno sul nostro territorio. In totale sono in tutta la Toscana 240 chilometri complessivi di strade regionali, provinciali e comunali migliorate e riasfaltate per permettere agli atleti un più efficace scorrimento e una maggiore sicurezza lungo gli 11 tracciati del Mondiale. Quasi la metà, 113 km, si trovano in provincia di Pistoia, 84 nel Comune di Firenze, 27 nella provincia di Lucca e 15 in quella di Firenze. Montecatini, la città termale per eccellenza, sarà un'altra delle tappe mondiali. Dalle terme Tettuccio, cinque partenze di gare, un'attenzione mediatica che, come si augura il sindaco Giuseppe Bellandi, grande appassionato delle due ruote, possa portare ritorni economici non solo nei giorni del Mondiale ma anche successivamente. Insomma, un'opportunità di promozione territoriale sulla quale gli amministratori toscani contano molto. Che dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, i Mondiali di ciclismo sono veramente una vetrina eccezionale ma sono anche quella vetrina che i nostri territori si meritano, quindi non solo i sport ma anche promozione. Si pensa che possono essere, può raggiungere oltretutto con gli accordi che hanno fatto le televisioni, c'è scritto sul giornale, 4 miliardi potenziali di spettatori, ditemi voi quale altra manifestazione ha questa potenzialità. Altro gioiello toscano interessato dai percorsi di gara sarà Fiesole. Anche qui i lavori portati a termine sulle strade non solo una settimana dall'inizio della sfida mondiale. Eh, oltre 1.200.000 euro di lavori per la nostra città, il comune di Fiesole ci ha messo 150.000 euro, il resto sono soldi che vengono dalla provincia e dalla regione toscana. Eh, le vie principali che portano al colle e al capoluogo sono interamente rifatte, non è solo l'asfalto che è sopra, è anche ciò che è sotto, alcuni tubi che sono stati eh, rimessi in ordine, parti di sottoservizi che sono state regolate, le vie che stanno dentro Fiesole, le aree verdi per andare eh, giù nella valle del Mugnone, la parte delle mura etrusche che è stata eh, interamente ripulita, l'illuminazione pubblica è stata rifatta interamente. Con il LED e quindi con un risparmio importante energetico da piazza Edison, tratto fiorentino, fino a San Domenico e da San Domenico a piazza Mino, tratto fiesolano. Tappa finale di tutte le gare del mondiale di ciclismo sarà Firenze. L'arrivo è provvisto in Viale Pale il campo di Marte. Proprio qui è stato allestito il villaggio del mondiale presentato dall'assessore ai trasporti del comune di Firenze, Bono Accorsi. Sì, questo sarà il cuore pulsante di tutti i mondiali di ciclismo. È il villaggio dei mondiali di ciclismo, qui sono appartirati tutti i media, i giornalisti, quindi i vostri colleghi, ma anche tutte le squadre, anche tutti i grandi sponsor ovviamente e sarà il punto in cui sono montate anche le tribune perché ci sarà l'arrivo di tutte le corse. E ovviamente è un punto fondamentale, sarà un punto fondamentale non soltanto per la competizione sportiva, sarà un punto fondamentale anche dal punto di vista degli incontri, dei dibattiti e dei convegni che si terranno, quindi... Un villaggio del Mondiale a tutti gli effetti, come per chi lo conosce, c'è cioè il villaggio olimpico durante le Olimpiadi. Intanto Firenze si appresta a vivere i suoi giorni più entusiasmanti, ma anche più difficili per la viabilità rivoluzionata nei giorni del Mondiale. Bonaccorsi, però, appare deciso: tutto è convinto andrà per il meglio. È un impatto ovviamente non indifferente sulla città, ma vi assicuro che abbiamo preso tutte le precauzioni e tutte le accortezze perché il 30 di settembre si possa dire sono passati i mondiali e è andato tutto quanto bene, anche dal punto di vista della sosta della viabilità, ci sono parcheggi straordinari con tantissimi posti per i residenti, ci sono parcheggi di straordinari per i pendolari, ci sono viabilità alternative, quindi la città è tutta attraversabile, a parte la zona del centro storico di Piazza Duomo, ma il resto della città è tutta attraversabile per tutti i giorni dei mondiali, Come dire, direi che Abbiamo lavorato, hanno lavorato tutti molto bene. Per la Toscana dopo il Mondiale rimarrà la visibilità internazionale che gli amministratori sperano possa tradursi in ricaduta di immagine turistica, ma rimarranno anche strade nuove oltre 240 km, l'abbiamo detto, e questo è un patrimonio per tutta la cittadinanza, anche dopo la volata finale, l'arrivo, i festeggiamenti, anche dopo un Mondiale verso il quale c'è grande attesa. I lavori sono tutti ultimati, sono stati realizzati a regola d'arte, nei tempi previsti, seguendo procedure ordinarie, il che ha portato anche ad avere delle economie nelle gare che sono state svolte che hanno consentito di fare circa il 30% dei lavori in più rispetto a quelli previsti. Quindi direi che è un esempio di lavoro di squadra tra le istituzioni, soprattutto gli staff tecnici che hanno fatto da stazioni appaltanti e direi che siamo nelle condizioni di consegnare al comitato organizzatore e soprattutto agli atleti che faranno le gare un tracciato nelle migliori condizioni. È un Mondiale dove nessuno, dall'organizzatore alle istituzioni ai corridori stessi, può permettersi il lusso di sbagliare qualcosa perché qui è Firenze, qui è la Toscana. Qui sono territori e terre di eccellenza, quindi è un po' come i, i, i primi della classe, no? i primi della classe quando sbagliano generalmente non sbagliano la punteggiatura, sbagliano la sintassi, se qui si sbaglia è come aver sbagliato la sintassi e non la punteggiatura.